Allora, vediamo un attimino se siamo collegati. Ok, mi pare di sì. Barbara, perfetto, sei la prima. Ciao tesoro. Anita, cara, eccoti. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Va tutto bene? Sì, ragazzi, tutto bene, tranquilli. Ciao Valeria, tesoro. Ciao tesoro, veramente, auguroni belli di tutto, lo sai. E grazie ancora, tu sai perché. Sei sempre, guarda, un cuore nobile. Che vi devo dire? Sì, tutto a posto, tutto tranquillo. Sapete che ci sono dei periodi di pausa perché ci sono questi periodi, però sono sempre stata presente. Voi lo sapete che vi seguo sempre, non vi abbandono. Con Anna abbiamo pensato a lungo su come gestire questa rubrica. Ciao Stefania, ciao Vanessa, Rossana. Eccola qua l'Anna, ciao cara. Allora, abbiamo pensato di dare Alessia, aspetta, saluto un po' tutti perché giustamente mi fa piacere, dai, davvero. Laura, carissima, vedo che ci siete sempre tutti fedelissimi. E niente, con Anna abbiamo pensato perché io volevo assolutamente fare qualcosa. Voi sapete che sul mio gruppo faccio sempre la metafonia per tutti. E quello è una cosa, va bene, una specie, la mia forma di aiuto, di volontariato per tutti. Però volevo qualcosa, come posso dirvi, un attimino più profondo, ecco. E quindi abbiamo pensato insieme ad Anna questa cosa della testimonianza, perché io ritengo veramente che sia una cosa molto importante, perché spesso nelle dirette tutti sono molto presi a aspettare un messaggio per se stessi, perché noi siamo sempre legati purtroppo a come posso dire, questo personalismo, no? Cioè tutti desiderano, giustamente, poi comprensibile, no? È un messaggio per se stessi, ecco. E invece il messaggio sarebbe, qualsiasi messaggio arriva anche per un'altra persona, deve essere comunque una prova, una testimonianza che esiste un'altra dimensione. Ecco, questo è quello che dovrebbe essere il messaggio che passa, perché è ovvio che poi in una diretta non si riesce mai a accontentare, ne arrivano di messaggi che ho visto anche l'altra volta, veramente tutti, sono tutte persone, tutti a precisi, tutti a segno, è stata veramente una diretta fantastica, però sono sempre una parte esigua delle persone che stanno ascoltando, quindi non si riesce a accontentare proprio tutti, tutti. E io purtroppo sono da sola e faccio veramente quello che posso, con tutte le mie problematiche, tra parentesi, quindi davvero più di così non si può. E quindi è nato questo discorso della testimonianza, perché secondo me è importante, perché io ogni diretta che farò su Focus per un po' di tempo, questa rubrica avrà una certa cadenza, salute permettendo ovviamente, problemi permettendo, dove verranno invitati degli ospiti e sono tutte persone che in un modo o nell'altro sono venute in contatto con la metafonia. Che ho conosciuto attraverso la mia metafonia, no? Persone che hanno avuto, come posso dirvi, prove, veramente prove dell'esistenza ancora dei loro cari, della coscienza dei loro cari che è sopravvissuta alla fine fisica. Ne ha avute veramente prove e sono persone che io non conoscevo nemmeno durante le dirette, le ho conosciute dopo le dirette. Quindi molti di voi che anche sono qui collegati questa sera possono testimoniare questa cosa. Quindi si è reso necessario dare uno spazio a ogni persona, ok? Ogni persona per ogni puntata, ecco, diciamo così, no? Quindi io darò la voce a questa persona dove le farò raccontare con le sue parole come la metafonia ha cambiato la sua vita, se l'ha migliorata. Il primo contatto che ha avuto, che impressioni ha avuto, ecco, queste cose ritengo che siano importanti e siano testimonianza viva, vera, ecco questo che voglio dire, no? E quindi serva per tutto, per tutti, ecco, questo è il principio cardine. Poi, dopo, nella seconda parte, perché tanto so che tutti aspettate comunque dei messaggi, farò una metafonia, chiaramente non può durare, perché chiaramente i tempi di focus sono
cadenzati, quindi la seconda parte sarà dedicata ai contatti, ma giusto per far capire a tutti che questa cosa è possibile. Ecco, poi se verrà qualcuno per l'ospite o chiaramente per chi è in ascolto, io questo non lo posso sapere. Voi sapete che io quando faccio le dirette è un tacito accordo che io ho con loro, che è una forma di aiuto per tutti e quindi viene chi può. Ecco. Ma chi, diciamo che nel caso in cui qualcuno non possa venire da un messaggio, non è perché non ci sono nella nostra vita, non ci sono nell'altra dimensione, assolutamente no. Loro ci sono, io ho tanti cari che sono e amici che sono nell'altra dimensione che non ho mai sentito, ecco per farvi un esempio, ma io non metto lontanamente in dubbio il fatto che loro ci siano. È diversa la cosa, è diversa. Poi, forse anche di là ci sono delle possibilità non per tutti uguali, le energie non per tutti uguali, come qua, ecco, voglio dire, le cose non cambiano, no? Quindi non è che tutto può essere dato a tutti, spamming a tutti, ecco, devo dire questo, no? Ma questo non vuol dire che i nostri cari, tutte le volte, non mi stancherò mai di ripeterlo a tutti voi, tutte le volte che voi fate un pensiero d'amore verso i vostri cari, questo messaggio d'amore gli arriva. Magari non sentite la risposta, ok, ci sta, ovvio, perché non è da tutti, però questo non vuol dire che loro non sentano, sentono tutti quello che noi pensiamo di loro, i nostri pensieri, quello che facciamo, vedono quello che facciamo nella nostra quotidianità, sono nella nostra quotidianità, su questo non ho più nessun dubbio, ecco quello che voglio dirvi. E questa cosa io la ritengo molto importante, che passi questo messaggio. Chi mi conosce sa ovviamente come sono fatta, come ragiono, come mi muovo e chiaramente le persone che vengono mi hanno conosciuto, quindi sanno, mettono e io li ringrazio tutti, a iniziare da Anna che verrà stasera, perché comunque hanno il coraggio di esporsi, perché purtroppo c'è anche questo problema, no? Che tante persone sono reticenti a esporsi, no? Tante volte mi danno anche, tante persone lo danno pubblicamente, ma tanti anche privatamente con delle motivazioni validissime che io accetto, per cui non vogliono esporsi, e va bene, però alla fine bisogna avere il coraggio di testimoniare, cioè siamo qui, veramente se abbiamo avuto queste possibilità, se abbiamo avuto un messaggio, se lo possiamo dare, ok, questo messaggio. Dobbiamo testimoniarlo, non è una cosa solo per noi. Se rimane solo per noi, in qualche maniera ha quasi smesso la sua funzione, è un fatto egoistico. Se io mi fossi fermata ai primi messaggi di mio papà, ero contenta io e basta, finiva lì. Ok, però non credo che se io mi fossi fermata lì, diciamo al lato egoistico, no? Di sentire mio padre, avrei fatto tutto quello che ho fatto in questi anni e costruito in questi anni. Perché è questa la verità, e più veramente si dà e più si riceve, ok? Perché a differenza della giustizia terrena che a volte fa acqua, quella celeste c'è veramente. Io penso di aver avuto prova di questa cosa. Quindi io ringrazio tutti gli ospiti che verranno perché li vedo veramente come dei guerrieri di luce che comunque ci mettono il viso, non si vergognano di farlo, di testimoniare e non gli importa nulla se gli altri possono non capire, non comprendere, peggio magari denigrare o minimizzare questa grande cosa che è la metafonia, perché veramente ha aiutato tante tante persone. Se voi sapeste quante, veramente io delle volte la mia memoria fa un po' cilecca, però veramente tante, 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 tante persone. Quindi questo discorso che abbiamo fatto, sia anche Enrico, che come voi sapete benissimo è fondatore di Focus e che ringrazio sempre perché è una bravissima persona, e quindi anche lui parlando al telefono mi ha detto che era assolutamente d'accordo con questa cosa, no? Io volevo un po' uscire dal discorso messaggistico e portare un pezzo in più, ecco, dare un pezzo, una qualità in più alla trasmissione. Quindi ecco perché la testimonianza. Questo non cambia per tutto il resto, sì, i contatti li faccio sempre, ovviamente, nel limite del possibile. Però veramente
Io non vorrei mai, la cosa che proprio non voglio, che le persone facciano un pellegrinaggio veramente mariano da una all'altra cercando a tutti, perché io delle volte mi capita di vedere i messaggi, mi si stringe il cuore, di persone che mandano questi post uguali, tra parentesi, poi noi ci conosciamo tutti, quindi voglio dire, bene o male le cose tornano, mandano lo stesso post, che un messaggio a uno, messaggio all'altro, messaggio un altro ancora, incappando in mille situazioni ovviamente, che questo poi alla fine in un certo senso peggiora anche, no? Perché poi fondamentalmente non siamo tutti uguali e quindi una persona se anche ha poco, ci crede poco, se non trova delle conferme più che valide, delle persone più che valide, chiaramente la cosa diventa esigua, ecco, si perde subito, no? Non che queste prove, queste conferme possono essere date a bacchetta, perché io sono convinta che tutti, tutti facciamo del nostro meglio, io dalla mia parte, voi dalla vostra, tutti facciamo il nostro meglio, però poco, tanto che sia, è tutto quello che possiamo fare, non abbiamo altra scelta, ok? Io sono convinta che quella metafonia sia, ma non perché la faccio io, sia veramente il metodo, come posso dire, più oggettivo che c'è di contatto, perché è una registrazione, o c'è o non c'è. Punto, non è che si può dire una cosa, anche un ti voglio bene sentito ha il suo senso, ha il suo perché. Chiaro che poi tutti vogliamo come posso dire, la prova provata, come che non è italiano, ma è giusto dirlo per far capire. A volte succede, è anche eclatanti, ma non sono a bacchette, non sono a comando e soprattutto non vengono dati a tutti, cosa che mi sforzo sempre di fare capire. Perché quando c'è un contatto, un messaggio, è sempre proporzionale allo sviluppo spirituale della persona che lo deve ricevere. Non è che a tutti viene dato uguale. È così. È così. Io delle volte mi accorgo solo dai messaggi che tipo di persona ho di fronte, anche se non la conosco, se è una persona spirituale non lo è. Perché dalla qualità dei messaggi io capisco, e dalle prove che danno, quanto questa persona sia in cammino. Ok, quindi è tutto un equilibrio, capite? Non è così automatico. Quindi, detto questo, speriamo che vada tutto bene, noi andremo, io comunque voglio sapere anche i vostri pareri, tra parentesi con Facebook c'è un altro problema che è saltato fuori ultimamente, me ne sono accorta nell'ultima diretta, che non mi permette di rispondere ai commenti, io l'altra volta avevo più di 1000 commenti, allora siccome c'è una legge anti-spamming, quando io rispondo sullo stesso po', sulla stessa video un tot di volte, adesso non so quant'è il numero, mi si blocca, non mi permette più di fare commenti perché c'è una legge per l'anti-spamming praticamente, no? Come se ci fosse uno spam, quindi mi blocca. Quindi io con 1000 commenti capite voi che quando non riuscirò a rispondere mai a tutti purtroppo, perché diventa una cosa eterna se posso farne solo 30-50 al giorno quando io ne ho 1000, ecco, quindi, e poi tutti i giorni dovrei farlo e ahimè. Come voi sapete, potete immaginare, sono veramente sempre tirata con la tempistica per tanti motivi. Quindi c'è anche questo problema. Quindi se non rispondo ai vostri commenti non è per cattiva volontà e chi mi conosce lo sa, ho sempre cercato di rispondere a tutti, malgrado il numero esagerato di commenti, ma giustamente di affetto, di presenza, di prove, anche di conferme, no? Però non mi permette nemmeno questo. Ecco, quindi è così. Quindi accontentiamoci, questo è il servizio che ci viene offerto e va bene. Ok? Quindi a questo punto io direi che abbiamo detto tutto. Ok? Quindi se la mia carissima Anna è in ascolto in questo momento, beh, è sicuramente in ascolto perché lei è precisissima, mi chiede di entrare, io do, come si suol dire, gli do il via, la faccio entrare dentro alla, come posso dire, alla diretta. No, non è ancora scritto niente. Vediamo un attimino. Aspettate, eh. Un attimino. Mamma mia. Eccola qua. Eccola qua. Vediamo un po', l'ho vista. Non entra. Anna, prova a richiedere perché non l'ha presa, secondo me. Allora, perché Anna non riesce a entrare? Com'è possibile?
Allora, abbiamo fatto una prova oggi, è venuta bene. Giustamente, adesso in questo momento, non capisco perché, ma non riusciamo. Proviamo un attimino, eh. Ok, quindi Anna prova, vediamo. Ma perché qui non prende? Questo è forte. Anna, non riesco a farti entrare. A questo punto provo io a mandarti l'invito, un attimino soltanto, eh? Vediamo un attimino se te lo mando io. Allora. Allora, vediamo un attimino. Questo veramente non riesco a capirla. Allora, niente, oggi va così. Niente, non me la prende. Non riesce a entrare Anna. Allora, invitala tu. Infatti io quello che stavo cercando, ma devo farlo all'inizio. Lei dice che l'ha fatto, però a me non mi risulta qua. Perché mi dà un numero esiguo, ma come mai? Ma mi dispiace, non riesco a. Ah, santo cielo. Allora, dunque, non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Vedo che c'è Anna. Un attimino che ci riproviamo, eh. Gli altri non chiedi di entrare nella trasmissione perché non faccio entrare tutti, faccio entrare solo Anna. E qua c'è un numero sproporzionato, però non me la dà fra le persone che possono entrare, non capisco perché. Anna, eccola qua. Io schiaccio a prova, io la vedo, schiaccio a prova, ok? E mi dice, vuoi mettere. Dice che c'è un pubblico personalizzato, ma io non ho selezionato nessun pubblico. Vediamo un po'. Forse ce l'abbiamo fatto, questa volta l'ha preso. Ah, santo cielo, sì, abbiamo fatto tutto, però adesso c'è l'aggiunta in corso, vediamo se la prende, se arriva Anna. Eccola qua, oh, Ecco. ce l'abbiamo fatta, fantastico. Sì. Ciao. Sudatissima, devo dire questa cosa. Oggi mi ha fatto la prova, Anna, benvenuta, ciao carissima. Abbiamo fatto le prove oggi, tu lo sai, che abbiamo provato in tutti i modi e andava Sì. tutto bene, andava tutto bene, non c'era nessun tipo di problema. Invece adesso io continuiamo a schiacciare la prova, ma tu non entravi dentro, capito? Sì, perché l'omino verde me l'ha fatto schiacciare la prima volta e poi non me lo dava più. Poi dopo Capito. sono uscita e rientrata e sono riuscita, l'ho Bene, bene. ritrovato, ecco. È efficientissimo questo canale. Devo dire che Facebook ultimamente è veramente una cosa pazzesca, nel veramente vero senso della parola. Vabbè, ti vedo bene, tu mi vedi bene, sì. Sì, Sì, io ti vedo aspetta. molto Oh, bene. dai, perfetto, speriamo che sia così anche per gli altri. Allora, cara Anna, dunque, tu sei la prima che inaugura le danze, eh? Nel vero senso Arduo della parola. compito. Al tuo compito, quindi guarda, no, ho scelto te nel senso non a caso come altre persone, ma te, secondo me, e te l'ho detto anche al convegno quando siamo andati a Salerno, no? Ritengo il tuo contatto straordinario per come è avvenuto, veramente, per la situazione in cui ero io, per la situazione in cui eri tu, e quindi tu sai perfettamente che, e lo racconterai con le tue parole, io racconto la mia parte, poi tu racconterai la tua parte, perché hai più buona D'accordo. memoria di me, perché io fra tutti i contatti lo sai che mi perdo, invece tu hai bene il polso della situazione, ti ricordi tutto. Io mi Sì. ricordo soltanto che non ci conoscevamo, ovviamente, come sempre, Assolutamente. succede. Io ero una giornata per me pazzesca perché io ero una giornata di controlli, quindi ero stato tutto il giorno a fare analisi, controlli in ospedale e quindi sono tornata a casa stravolta, stanchissima. Ho fatto una doccia e ho detto adesso faccio una doccia, mi stendo perché non ce la faccio più perché ho fatto strada, tutto quanto, quindi ero stanchissima. No? Andata a Cremona, poi andata a Milano, cioè insomma, è stata una cosa epica. Faccio la doccia, mi vesto, mi metto l'asciugamano perché per tenere i capelli, capito, al caldo e suona il telefonino. E vedo un numero che non conosco, che era il numero di Anna, ovviamente. Vedo questo numero e rispondo a questa signora che non conoscevo. Lei
in quel momento, e tu ti ricordi, Anna, eri disperata, era un momento veramente molto brutto per te, e io purtroppo, come dico a tutti sempre, ahimè, non posso, cioè ho dei tempi di attesa, io li chiamo biblici perché sono lunghissimi, però io ti voglio aiutare, però c'è da aspettare, non posso farlo subito, perché ha detto, poi oggi veramente, guarda, sono qua, ha detto, tu non mi vedi, ha detto, ma sono qua, ho appena uscita da una doccia, quindi stanchissima, no? E fatto sta che mentre parlavo con lei, sentivo la presenza, l'energia di sua figlia, ok? Sentivo l'energia di sua figlia. Voi chiederete come fai a sentire l'energia di sua figlia? Allora, è come se avessi un ghiacciolo che mi passa, un pezzo di ghiaccio che mi scende nella schiena. E mi sentivo letteralmente spingere, e non sto scherzando, delicatamente sulle spalle, capito? Dietro la schiena, come per dire fallo. Così, proprio delicatamente, no? Quindi io con lei dicevo, guarda, adesso ti fisso un appuntamento, vediamo quando possiamo fare, quando riusciamo a farlo. Mentre dicevo questa cosa, sentivo queste sensazioni, no? E quindi ho detto, no, devo farlo subito perché è qui, quindi devo dargli almeno un messaggio immediatamente, perché la sento, questa persona sta chiedendo questa cosa. Lei da una parte non lo sa, ma io la sento. Anche io, con un coraggio da leone che è tipico mio, faccio... guarda che tua figlia è qui con me. E lei giustamente dice, ma tu come fai di una cosa del genere? Dico, non ti preoccupare. Io ho detto, io adesso ti faccio una videochiamata e ti faccio vedere che tua figlia è veramente qua, perché io la sto sentendo. Però tu mi prenderai per matta, perché io ho un asciugamano in testa, sono uscito da una doccia e quindi Sì, non ho un aspetto sereno. mi Non ho un ricordo aspetto molto bene. sereno. Tu penserai che sono una matta, invece è perché sono uscita dalla doccia, no? Quindi sono così in casa, tranquilla, no? Però in questo momento è un'emergenza, devo farlo, no? Quindi io col mio coraggio metto giù la chiamata con Anna, gli rispondo, apro la videochiamata, giusto? Sì. E quindi lei mi vede nella bellezza Eri comunque bella, eri con il mio bellissima. asciugamano in testa, quindi un aspetto assolutamente poco serio, devo dire. Assolutamente, che ci voleva tutto il coraggio mio e tuo anche, perché se vogliamo, dai, qualsiasi una persona che ti risponde così, dico, ti faccio fare con tua figlia, ti dice Ma questa. tanto io ero così intontita che non capivo niente, perché è successo tutto così in fretta. Io non capivo, non capivo cosa mi dicessi, non so. Per me quel momento è come se tu mi avessi detto ho tre teste, cioè io non capivo niente. Ci Ero credo. proprio... Ci credo, ci credo. Però in quel momento, praticamente, quando io ho aperto il computer e ho dato subito lo spazio per la registrazione, chiaramente sua figlia, che era lì presente, ha dato subito, come si può dire, aperto i boccaporti, no? Quindi io gli ho dato una registrazione minima, perché comunque non ero al freddo, tutto, non potevo stare tanto, insomma. Però ho detto almeno di fargli sentire che c'è veramente, no? Quindi io non Ma potevo pretendere. non solo, perché tu come hai aperto la videochiamata, mi hai detto che tu non te lo ricordi, c'è un Ancora. angelo sulla tomba di tua figlia, vero? E io ti ho detto sì, e tu mi hai detto sì perché me lo sta facendo vedere. E io, cioè, mi sono dovuta sedere in quel momento, ho detto mamma mia. Ecco, questa è stata la prima cosa che tu mi hai detto prima di cominciare la Perché melatonina. me l'ha fatto vedere, Mi hai quindi detto, me lo ha tanto. fatto vedere, sì. Mi Esatto, quindi mi ha hai detto, detto questo non me proprio lo così. ricordavo più, Anna, vedi, poi la memoria poi fa degli scherzi, no? E quindi io adesso il messaggio, vorrei che lo dici da qui in poi, parti tu e dici tu le cose, perché così vedi anche insomma, che chiaramente in un messaggio di 20 secondi tu sei passata dal piangere, come stavi piangendo al telefono, a ridere, ti ricordi che ridevi e mi hai detto, Anna, cioè Laura c'è, perché Sofia si chiama Laura. Laura c'è, tu queste cose non potevi saperle, ringrazio Dio, cioè, eri proprio felicissimo, io me lo ricordo che è stato un momento di grande gioia, di grande emozione. Quindi se vuoi dirlo tu, se te la senti, se no vado avanti io, ma Sì, io vedo, come tu hai più buona vuoi. memoria di me, tu hai più buona Sì. memoria di me. No, io vorrei solo dire, se me lo permetti, come sono arrivata a te, se me lo Volentieri, permetti. volentieri. Perché io attraverso, quando Laura è andata via, come tutte noi mamme, ero disperata. In più ho avuto il Covid, quindi sono rimasta molto tempo isolata. Quando ho potuto uscire, una cara amica mi ha presentato una mamma, anche lei una mamma di luce. E parlando con questa mamma, io già avevo cominciato a seguire anche Focus, perché questa mia amica mi aveva fatto iscrivere al gruppo e ti avevo già vista, io ti avevo visto
qualcosa mi spingeva, non riesco a capire, proprio la sensazione di chiederti un messaggio, però dico come mi permetto io, cioè non la conosco, cosa le dico, cosa le Sei scrivo. sempre carina tu. E poi questa mamma mi hanno presentato quest'altra mamma che tu conosci, si chiama Sabrina, che io non sapevo però che vi conoscevate. Vedi, è stata proprio una cosa veramente, io dico, dal cielo, perché non è possibile, non è possibile. E questa mamma, io le dico parlando, sai, io mi piace tanto la signora Ilde Genovese, mi piacerebbe tanto chiederle un messaggio. Lei mi dice, ho un suo libro, ho un libro della signora Ilde, lo vuoi leggere? Io ho detto molto volentieri. Prendo questo libro, io ero disperata, vengo a casa e l'ho letto tutto d'un fiato. E la mattina dopo ho trovato il coraggio di Vedi, vedi, cercarti. vedi. E io sono convinta che non è stato un caso. Io sono No. convinta che Laura mi ha proprio portata a te. Ne sono sicura. Poi si è visto da come è arrivata. Ah, sì. Tu l'hai sentita. Io sono sicura che è stato così. Sì, perché loro sanno, hanno capito le persone che possono in qualche maniera aiutarli, no? Quindi cercano di usare tutti i canali. E quindi vedi anche il fatto, le persone che incontriamo, anche Sabrina, se vogliamo, no? Perché Sì, Sabrina è una. perché lei non mi ha detto niente, mi ha solo detto vuoi un libro? Te lo faccio leggere. Dico sì, e da lì è partito È nato tutto. tutto. Sì, che l'unico libro che ho scritto, dove ho raccontato un po' tutta la mia storia, dai 17 anni che ho avuto l'NDE, fino a diciamo arrivare alla metafonia, no? Quindi è un po' un sunto del mio percorso, se vogliamo, spirituale. Ecco questo, nel mio, dove, Sì, come ho perché fatto. io prima del tuo messaggio non ne avevo avuti altri. Avevo avuto un messaggio scritto da una mamma che tutti Ok, conosciamo. ok. E poi non Niente di più. conoscevo niente, no, non Esatto. Quindi la nostra Laura cosa ha fatto? Appena apro la comunicazione. ha detto, tu mi hai detto, si chiama Laura? Io ho detto sì, perché lei ti ha detto sono la Laura. E lei qui in Lombardia si usa a mettere l'articolo davanti al nome. È E già vero. lì io sono rimasta perché ho detto sono la Laura, tu mi hai detto è qua, Esatto. senti e mi hai fatto sentire sono la Laura. Esatto. E la prima cosa anche che subito dopo ha detto progetti ama. E io non capivo e tu mi hai detto ti sta dicendo che devi amare quello che è successo, anche se è dura, però lei ti sta dicendo ama questo progetto che non è nostro. E io dicevo, non è possibile, cioè non riuscivo a comprendere perché non capivo niente, adesso lo comprendo. E poi mi disse, io ho deciso così, e No, poi con il poi ti aveva detto sono qui con la non col nonno, ti dopo, ama. sì, dopo lo disse, prima disse, ho Esatto. deciso così, poi con il suo intercalare disse, ecco, e lei era abituata a dire, ecco. Questa cosa l'ho proprio sentita che era lei, perché quell'eco mi era proprio risuonato familiare. E poi tu mi dicesti, chi è Luigi? E io ti ho detto, è mio papà. E tu mi hai detto, lei è con il nonno Luigi. E Esatto. già lì dico, come fa? Cioè, questa signora, come fa a sapere? Non ci conosciamo, la chiamo, mi richiama. E subito dopo mi hai detto, c'è anche Angela. E io ti ho detto che Angela, mia sorella, è andata via solo pochi anni, 2 anni prima di lei. E poi quello che mi ha fatto proprio sobbalzare, la sua migliore amica Valentina. Sì. Io mi ricordo che aveva detto. Lì. Ho scelto la mia fine, come, questo me lo ricordo perché è una cosa che capisci. È come ho scelto Valentina. Ho scelto la mia Valentina. Per me è stata una prova proprio, cioè già con mio papà e mia sorella è stata una grande prova. Ma quando hanno detto anche Valentina è stato qualcosa di eccezionale, cioè io veramente, guarda, io lo ricordo, ma in quel momento Eri ero sotto shock, frastornata. esperto. Sì, ti ricordi che piangevo, ridevo insieme, non capivo più, ma Niente. cosa sta, mi dicevo, ma cosa sta succedendo? Cioè Laura che fa tutti questi nomi e poi mi mandò un bacio, ti ricordi? Lo Mandò fanno. un bacio e poi mi parlò di un weekend al lago che lei aveva fatto con le sue amiche A Bellagio, mi a pare. Bellagio, sì.
Io ho le foto, ti avevo detto che avevo le foto a casa. vero. E ha detto, belli i miei due, non mi ricordo perché mi è rimasto impresso, belli i miei 2 giorni da turista a Pellagio, e tu mi hai detto che Sì, in casa avevi le foto, ti un ricordi? weekend da turisti, sì. Esatto. Quindi ti aveva dato in pochi secondi una sfilza di Sì, prove. in un lampo sono arrivati i nomi e fatti, cioè tutti veri, tutti. E io ero veramente al settimo cielo perché in quel momento ho detto l'ho ritrovata, è proprio Laura, cioè Esatto, proprio esatto. è E proprio lei, stato. cioè, è una cosa, capisci, Anna, che non è, lo so che non è scientificamente, però come facevo io che avevo un numero di telefono davanti con un cellulare Assolutamente, e tu lo sai che ti ho richiamato assolutamente. immediatamente, proprio il tempo di rifare il tuo numero, non avrei potuto trovare queste informazioni No, neanche no, per no. cattiva fede. Guarda, io sono un capricorno molto razionale, ma cioè, non avresti veramente potuto perché non c'erano i tempi. Non c'erano i tempi e Ma poi io certe non ho cose le proprio trovi da avuto. nessuna parte. Ma poi cose personali come il suo intercalare, ecco, cioè, poi Luigi non avresti mai potuto sapere, anche volendo andare su Facebook, Luigi non c'è mai il nome di mio padre, Non c'è il nome cioè è della una sua amica, cosa. l'amica del cuore, L'amica Valentina, del cuore, il vacanze a weekend. Bellagio, cioè troppe Io cose, no, guarda, capito? io non ho avuto da subito nessun dubbio e Esatto. questo mi ha spinto subito, tu lo sai, a cercarla ancora, a voler imparare, perché è Esatto. stato per me una rivelazione proprio, una rivelazione vera e propria. Lo so. Perciò io dico, è proprio lei che ha voluto, perché sapeva che io ero in un periodo brutto, Resti. non volevo vivere. Come tante altre mamme, non ti importa di chi è rimasto, cioè vuoi solo, vedi solo di andare. Ma lei non ha voluto, lei non ha proprio voluto. Poi ricordo anche, forse non in quel contatto, ma in un altro, mi disse: quando verrai qui, mamma, io ti aspetterò al cancello. Io questa cosa me la dimenticherò mai. Eh sì, perché loro Ma. vogliono comunque farci capire che, capito, c'è un, ci sarà un riabbracciarsi, un ritrovarsi. Ecco, quindi questa sofferenza immensa che comunque per motivi che noi non riusciamo a capire, loro li chiamano programmi, anche con me più di una volta l'hanno chiamato programmi, come se noi avessimo scelto consapevolmente questo percorso di sofferenza, può essere la malattia o il lutto, quello che vuoi, ma consapevolmente, perché vedi che anche lei ha detto ho scelto la mia fine. Quindi lei è morta, lo sappiamo, purtroppo di malattia, Sì, purtroppo malattia. come ho scelto la mia amica Valentina, come per Sì. dire, ha unito le due cose, la scelta dell'amica come la scelta della sua fine, no? E tu dici, allora è proprio vero che c'è un programma, anche le cose più truci che noi non riusciamo a accettare umanamente, non lo si, è inaccettabile tutto, ok? Però sembra, trapela da quello che loro dicono, come se fosse veramente un programma di vita, no? Cioè noi abbiamo scelto Sì. Sì. di superare queste difficoltà, ok? E al meglio che possiamo, e poi torneremo a casa e riprenderemo quella che loro chiamano la vera vita, no? Quindi come se la vita fosse eterna, fosse quasi un sogno, un viaggio fuori da questa situazione e poi ritorni alla vera casa, alla vera vita, no? Che poi anche Sì, quando. poi io ricordo in un altro contatto, tu sapevi che la mia laurea era andata via di malattia, ma non cosa è successo in effetti l'ultimo giorno. Mi ricordo che tu mi chiedesti cosa vuoi chiederle e io dico, ma posso chiederle qualcosa? Sì. E io le chiesi perdono per averla lasciata andare quella notte, per aver scelto di lasciarla andare. E la tua risposta per me fu, io non so se tu te lo ricordi, la No. tua risposta per me fu, perché loro, vabbè, purtroppo chi sa, chi ha avuto una malattia, ha visto morire il suo caro, sa che c'è un'induzione, no? Un aiuto. E lei ti disse proprio queste parole, ti disse, c'è stata un'induzione, un metodo cessante. Io ero tranquilla. Hai fatto bene, mamma. Credo che l'inferno è lì. E tu non lo potevi proprio sapere, Hilde. Non lo No, ma potevi io non mi sapere. ricordavo nemmeno questa cosa, tu pensa, perché poi Ma vedi, io non dimentico niente. io perché mi rendo conto, e non è una mancanza di sensibilità, è che è talmente una massa, una mole enorme, tutto, Ma io me tutto. lo ricordo perché sono io, ma tu che ne fai tante di
di contatti, capisco che, però anche questo, cioè tu non potevi sapere di quello che è successo quella notte, di quella scelta, non potevi sapere nulla e quindi sempre Infatti. di più io sono sicura, sono Certo. convinta Perché che lei c'è. induzione, ascolti, induzione è proprio il termine esatto, Sì, induzione è proprio il termine. un'induzione, un'induzione con morfina è un aiuto Per farli alla lasciare morte l'editore. serena, ecco. E lei Esatto. disse proprio così, c'è stata un'induzione, un metodo cessante. Io ero tranquilla. Hai fatto bene, mamma, mi disse. Perché Esatto, perché sapeva, lei sa, adesso non più, però quel senso di colpa di averla lasciata andare è stato forte ai primi tempi. Lo so, è una Mi cosa che lui sicuramente. distruggeva molto, sì. Quindi, vedi, io penso che tua figlia abbia fatto tutto questo perché è stato talmente tanto. Intanto voi, dopo ci siamo parlati, insomma, tu mi avevi spiegato che il vostro rapporto è molto simbiotico, no? Sì, Quindi molto, quasi lei, molto. io la vedo più con la mamma tua, e io vedo lei la mamma tua. Ho sempre avuto questa sensazione. Tu la bimba e lei la mamma, no? Ci sono invertiti i Ora ruoli. sì, sicuramente, ora Adesso sicuramente. è più lei che mi. Lei che assolutamente vuole che tu viva la tua vita e con la Lo so. certezza che lei c'è e che vi ritroverete, questa è la cosa più importante. Ne E ho la poi certezza anch'io adesso di questo. Ne ho la certezza. ti volevo chiedere una cosa, Anna. Mi sbaglio a ricordare io, ma penso di no, perché mi ricordo che in una diretta che ho fatto, una delle mie, con cui qualcuno qua ha partecipato sicuramente, che sta in questo momento qua con noi, che mi ha detto, ho parlato di quella lampada che diceva, io vedevo le Sì. stelle. Te lo ricordi questa Sì, cosa? Eri ti tu, ha eh? detto, da reclusa le stelle vedevo. Ecco la frase Tu esatta. mi hai detto, perché ti dice così? Dall'ospedale, dalla finestra vedeva le stelle? E io ti ho detto no, e lì per me è stata un'emozione grande. Mi viene da piangere se ci penso. Tesoro, dai, commozione, Lei gioia, non è dolore, non è più dolore, dai. quando non poteva più uscire di casa. Si era comprata una di quelle lampade che illuminano il soffitto con stelle e pianeti. Ecco perché lei ti disse: da reclusa le stelle vedevo. Perché le proiettava la luce, proiettava le stelle sul Proiettava muro. sul soffitto, questa Incredibile. lampada proiettava le Vedi? stelle. Guarda quante prove, Anna. Tu hai avuto veramente una serie infinita di prove da tua figlia, perché è il merito suo. Io, sai, io lo dico sempre, io sono una mera esecutrice, un mezzo, un'antenna, chiamala come vuoi, una centralinista, non mi interessa. Il mio ruolo è minimo rispetto a quello che fanno loro, davvero. Io ci metto No, ma lei con te si è aperta tantissimo, cioè tu mi hai detto delle cose incredibili. Io ricordo anche una diretta, una sera c'era maltempo, era forse dopo la prima volta che noi ci siamo viste, hai fatto una diretta, quindi ancora non avevamo confidenza e quella sera continuava a cadere la linea. Io avevo provato a riconnettermi finché ho lasciato perdere. Al mattino ti avevo mandato un messaggio, peccato, ieri sera è caduta la linea, tu mi hai detto no, no, ma tu vai a guardare la diretta e vedi cosa è successo dopo. E lei arrivò e ti disse, devi avvertire la Anna, perché Dai, lei sapeva che io non ero più in diretta. E ma dai, non me la ricordavo più tu questa. mi ricordi che hai detto Anna, ma io ricordo una Anna, sì, aveva una figlia, ha una figlia di là. E poi lei ha continuato, devi avvertire l'Anna. Poi sono arrivati altri ragazzi e dopo lei è ritornata dandomi altri messaggi dicendo che avevamo bisogno d'aiuto, io e il papà, c'erano dei problemi fra me e il papà perché Certo. la sua perdita è stata difficile per noi. E lei continuava a dirmi che stava bene, che andava tutto bene ed è stato fantastico. E poi mi disse ti amo Trottolina. E lei mi chiamava sempre Trottolina. Ma guarda quante cose che non ricordo più, me le stai ricordando Eh tu in sì. questo momento, mamma mia, mamma mia. Mo come posso dire, molto di più ancora di quello che ricordavo così, ha capito, le cose più eclatanti sì, ma questa qua della Trottolina me l'ho proprio persa Poi ti ha completamente. detto anche il nome del suo cane, Matisse, una volta. E Ma dai, ma non è dai. un nome così comune. Pazzesco. Sì. Tantissime cose, Hilde, No, tantissime, no, tantissime. davvero Laura, io. Capisco che tu non te le ricordi, ma io me le ricordo tutte. No, ma infatti io mi chiedo scusa, ma veramente è proprio. No, no, ma io lo capisco, è normale.
Dovevi pensare, capito, ogni giorno così per mesi, per anni, alla fine è tutto. Infatti, tante volte dico, vorrei scrivere un libro dove raccoglio tutte le testimonianze più eclatanti, no? E delle volte mi ricordo qualche particolare, ma non mi ricordo più chi è la persona, non mi ricordo più, capito, non riesco più a rintracciarla, eppure sono successe queste cose. Perché chiaramente nella veramente fretta di aiutare tutti il più possibile. Tutta la parte, capito, di autocompiacimento, di scriversi queste cose, non esiste per me, capito? La mia è una corsa, ma veramente, Anna, ad aiutare più persone che riesco, nel vero senso della Eltoide. parola. E quindi alla fine ti perdi. Poi io sono di memoria, non sono proprio forte, sono sempre stata così un po' svagata, capito, di mio. Quindi alla fine. È vero, sei meglio tu le cose perché tu le hai vissute solo queste, in prima persona e ti ricordi parola per parola, no? Io magari Io, cioè, ricordo sono così. cose, io quando ho qualche momento dove mi sento un po' giù e sembra che sto cadendo, ripenso a questi messaggi, ripenso alla lampada, cioè una lampada che solo io e lei vedevamo in casa, perché qua sul letto insieme a lei, lei si metteva qui tranquilla con queste luci, cioè penso e dico, ma cioè lei vuole aiutarmi, lei c'è, lei mi sprona, lei dice, mamma, vai avanti, io ci sono qua con Lei te. ha fatto tutto questo perché tu hai avuto una grandissima sofferenza e questo è innegabile, no? Poi voglio dire, ma lei proprio voleva aiutarti, cioè le voleva che tu continuassi a vivere, capito? E bene, possibilmente, al limite del possibile. Poi, come dico sempre io, è sempre poco rispetto a non avere più un abbraccio, non avere più, capito? Queste cose, Quello ahimè. purtroppo quello mancherà sempre, lo sappiamo. Esatto. Quello non Però possiamo io farci. mi chiedo dove sarei oggi senza quel primo contatto con te, nel quale mi hai dato una forza incredibile per tirarmi su. Senza aver conosciuto questa realtà, perché è una realtà ormai per me, dove sarei? Non so se sarei ancora qua, ti dico la verità. No, no, non dirlo neanche per scherzo, perché tu lo sai che io dico sempre, no? Che quando sono andata diciamo, mio viaggetto nell'aldilà, quando avevo 17 anni, che ho avuto la mia esperienza di NDE per quell'incidente domestico, uno degli insegnamenti che proprio mi sono portata indietro, tornando indietro sulla terra, era che la vita era la cosa più preziosa e rifiutarla sarebbe stato un gesto inaccettabile per me, Lo so, capito? lo so. Infatti, quello che poi mi ha aiutato è il capire che non lo devi fare perché non l'avrei rivista Esatto. subito. È guai, no? Dico come? Io non vedo l'ora di vederla, poi cosa faccio? Vado là e per colpa mia non la vedo. E allora dico: no, non mi posso permettere questo, non glielo No, no, posso tu devi permettere. avere tua figlia che ti abbraccia quando sarà il momento, quello Ho detto stabilito. questo non glielo posso fare perché lei ha No. dimostrato la sua caparbietà, la sua forza di vivere come era prima. Lei non bastavano 24 ore di una giornata, era vivace, era in gamba, era indipendente e Certo, lo ha dimostrato anche dopo. Lo ha dimostrato proprio spingendomi verso di te, Hilde. certo. E E in quel mi ha momento era aiutato. la persona che ha capito che ero per lei quella più, capito, facilmente raggiungibile, quindi loro lo sanno e cercano, capito, di fare il messaggio in tutti i modi. Ecco, quindi come posso dirti, è stata una cosa molto forte, ma perché la situazione richiedeva un intervento molto forte, capito? Perché poi quando abbiamo parlato ci siamo andati. Lei lo sapeva più di me che era necessario. Era necessario, capito? Quindi, capito, ecco perché io dico sempre che, come posso dire, la metafonia deve essere rispettata, perché non è una forma di contatto mediocre, è veramente l'eccellenza, capito? Perché uno può sentire con le proprie orecchie, capito? Oltre alle prove oggettive che abbiamo detto, tu queste cose le sentite con le tue orecchie, capito? E quindi. Io non posso inventarmi quello che non c'è o far sentire quello che non c'è, non ho questa possibilità. Quindi quando dicono delle cose, io tante volte lo dico sempre, io mi fido più di quello che dicono loro, di quello che dicono. Le persone magari al momento sono emozionate, non si ricordano e invece loro sono sempre molto precisi, capito? Però vedi, quello che dicevo prima, chi viene dato a ciascuno a seconda del bisogno che ha del suo sviluppo spirituale. Tu hai avuto, secondo me, da 1 a 100, io penso
99, ecco, perché non voglio dire che siamo arrivati al massimo, ma hai veramente avuto tantissimo perché tu avevi bisogno estremamente in quel momento lì, capito? E lei l'ha fatto capire in tutti i modi a me, l'ha fatto capire a te, capito? Quindi in Sì. tutti i modi. Quindi lei ha avuto una forza che io tutte le volte che vedo la foto di tua figlia, la guardo come un'amica, per me è diventata una persona, capito? Intanto perché comunque penso che lei capisca tante cose di me, come capisce tante cose di te, e quindi è ancora più cara al mio cuore, capito? Perché io comprendo sicuramente tanti aspetti e io penso che questa cosa lei lo sappia veramente. E quindi non è a caso niente anche il fatto che sia venuta da me, no? Perché avrebbe trovato la No, io sensibilità. sono convinta che lei ti ha scelta perché ha capito che il mio interesse nei tuoi confronti quando ti vedevo, che già pensavo mi piacerebbe, ma come faccio? Mi piacerebbe. Sono Sì, sicura che lei ha detto adesso ci penso io, non ti preoccupare, ti ci faccio ci arrivare. si è messo d'impegno Sì. decisamente. Sono sicura che lei ha sentito la mia volontà perché anche da parte nostra ci vuole la volontà. Non bisogna Esatto. solo aspettare senza provarci, no? Senza metterci l'impegno e la voglia e il credere. Lei ha Esatto. compreso in quel momento che io ho capito che lei c'era, avevo solo bisogno, perché ho colto dei segni probabilmente che forse prima non avrei mai Mai pensato potuto, di mai riuscire a potuto. cogliere. È vero, Ecco. è vero. E questo è importante. Ma ascolta, Anna, se io ti chiedessi, tu cosa ti sentiresti di dire alle altre mamme di luce come te? Da mamma a mamma, no? Perché io fondamentalmente sono un tramite, però tu sei una mamma, quindi ritengo il tuo consiglio. Perché io spesso vedo delle mamme che continuano a scrivere post, capito, cercando. Soltanto che gli altri dicono sì, ti capisco, invece tu sei stata una mamma che non hai tanto cercato, diciamo, il messaggio consolatorio, ma hai cercato, diciamo, da tutti o la comprensione, ma hai cercato proprio l'aiuto, l'hai preso proprio con le mani, capito? L'hai proprio afferrato, l'hai fatto tuo, no? Quindi hai detto se c'è un modo io lo devo portare avanti. Io so che poi tu hai Sì. fatto il percorso e tutto quanto. Quindi ti dico, se tu dovessi dire qualcosa. Un consiglio alle altre mamme, quelle che leggi post, che leggi tutto quello che sai anche tu, che hai già passato anche tu, ecco, co cosa gli Sì. diresti? Ma Allora, indipendentemente da me, voglio dire in generale, io come tutte loro, all'inizio anch'io, quando guardavo i vari gruppi, anch'io desideravo avere un messaggio, no? Però all'inizio non sai come muoverti, non sai come fare. E ne abbiamo bisogno all'inizio, è come l'aria. Però ho capito che quello è un input. I primi messaggi che ti arrivano ti servono poi a cercare di andare avanti, a fare qualcosa di più. Perché è vero che senti un messaggio e poi ne vuoi subito un altro, no? Ma dal momento che io ho compreso che lei c'è, mi dico, sì, va bene, sento un messaggio, ma io lo so che lei c'è. E tante volte dico, non la voglio neanche disturbare, tanto lei sa come arrivare a me, no? Quando vuole. E ho smesso anch'io di chiedere sempre messaggi. Però quello che vorrei dire, io non sono ancora così avanti, perché anch'io le mie cadute, è umano, cioè, ma ci mancherebbe mai. Perché comunque sono 20 mesi, non è tantissimo che Laura è andata via e anch'io ho le mie cadute. Però ecco, io penso a lei, penso che non voglio dargli dispiaceri, che ne ha già avuti tanti. Quindi il vedermi disperata, il vedermi non le fa bene, perché loro è vero che sono nell'amore, ma ci amano. E il vederci disperate, secondo me, non gli fa bene. È l'unica fonte di dolore Non gli per fa loro. bene. Io ho provato a leggere messaggi del tipo, anche malato lo rivorrei qua. Io no, non lo rivorrei qua. Non la rivorrei malata. No. Preferisco saperla sana Esatto. e vorrei renderla orgogliosa. Spero di riuscirci Ma per ci sei già renderla riuscito? orgogliosa di me. No, io sono convintissima che lei sia orgogliosa della sua mamma, tantissimo, non poco, tantissimo, ne sono certa. Ho le mie cadute, faccio un lavoro difficile, sono in mezzo alla sofferenza, è dura, però Lo so, Anna, però ti dico. sto imparando io da lei adesso, io sto imparando da Laura, sto imparando tanto e ho imparato a stare più calma, a non arrabbiarmi tanto, perché penso che tutto mi porti a lei.
Certo, è Tutto così. ciò che di buono faccio adesso mi avvicina sempre di più a lei e quindi è questo il mio percorso. Non ho più Esatto, voglia di sentire no, ma cose, non, però dico alle mamme che come me stanno soffrendo, dico, la sofferenza non andrà mai via. Sarebbe una bugia, no? Perché non andrà mai via. Ci è stato tolto un pezzo di cuore che mai più, no, tornerà. Però abbiamo questa grande speranza e possibilità adesso. Tu lo sai, io ho voluto imparare a fare metafonia per poter cercarla, stare, sentirla. Io ho esatto. avuto un paio di mesi fa con lei un contatto strano perché una mia amica mi ha invitato fuori a mangiare. Io ho detto: no, lo sai che io non ce la faccio andare fuori a cena, non riesco. Dai, la Laura vorrebbe. Dico: sì, hai ragione. Vengo a casa, era ancora presto e intanto che aspettavo, mi sono messa, ho provato a fare metafonia. Beh, arrivata mi ha detto: ma tu non dovevi uscire stasera? Su, muoviti, esci e sii felice. Quindi ho Ah, detto: dai. devo proprio andare, devo. Sì, perché Beh, loro ci vogliono veramente felici nel limite del sì. possibile, no? Quindi ci spronano sempre al meglio, no? E quindi capisco questa cosa, no? Che lei ti cerchi di aiutare in tutti i modi. È chiaro che non è facile, è comprensibile cadere, è più che comprensibile, è umano, e quindi figurati, succede a I tutti, baci succede e gli abbracci mancheranno sempre. Io a volte dico: sì, Laura, lo so che tu mi baci, lo so che tu mi abbracci, ma io vorrei sentirli quei baci e quegli abbracci. Però esatto. posso dire una cosa, mi è capitato qualche giorno fa, ho fatto un selfie con il mio cane. Ehi. Nel guardare il selfie ho visto una lucina dietro, in quella lucina, io Sì. allargando, ho trovato il volto della mia Laura. Fantastico, bellissimo, Anna. No, Ero scioccata, ero no. scioccata. Con i famosi orbs, capito, che si Sì, formano. c'era una luce strana, non era il tipico flash. Erano tanti pallini che indicavano come una freccia, ma tanti Ah, pallini, ecco. come se un pallino avesse camminato facendomi. Ho detto: ma che cos'è? Sono andata ad allargarlo e c'è il Sì, suo ma volto. tutto è Sembra possibile, strano, no? ma è la prima volta che mi capita questa cosa, ma Ma guarda, Anna, sai è cosa io successo. dico sempre? Che alla fine è come un sentiero che noi percorriamo, no? Più lo facciamo, più questo sentiero diventa visibile, capito? Quindi, più volte è solo accennato, poi vedi la terra, poi lo vedi più terra battuta, insomma, diventa sempre più chiaro. E poi i segnali arrivano non solo con i messaggi, ma anche in questo modo, capito? Con segni straordinari. Io mi ricordo, la settimana scorsa ho fatto un contatto a due genitori e mentre parlavamo, a un certo punto questo papà ha detto, era un papà e una mamma, ha detto: sì, ho capito che ci sei, perché gli ha detto delle cose, ovviamente anche loro che hanno capito, però io ti voglio vedere, ti voglio abbracciare, fatti vedere, ha detto. Nel momento in cui ha detto così, ti dico, loro erano in cucina con una luce al neon normale, è diventata così luminosa che quasi non riuscivo più a vederli, va bene? Cioè, luce, tutta piena di luce, poi si è abbassata tantissimo, poi si è rialzata, tutto il contatto è andato avanti così, perché lei si è resa visibile, hai capito? Ha cercato di fargli Assolutamente, ci capire credo perché. visivamente. L'ho fatto finire lo screenshot mentre facevo il contatto e poi gliel'ho mandato perché era talmente. Loro hanno detto che è una luce al neon classica, le sai, le luci vecchie di una volta delle cucine, quindi non è che una luce Certo. che potevi. Va talmente luminosa che non riuscivo più neanche a vederli le loro forme quasi, le avevano inglobate nella luce e poi si abbassa. Guarda, una cosa fantastica. Quindi cercano in tutti i modi di farci capire che loro ci sono, in tutti i modi possibili. Cercano di forare questo velo che ci divide, perché loro, dico sempre, sono nella nostra realtà, vedono quello che Sì. facciamo in casa, vedono se cambiamo un mobile, se l'altro giorno ho fatto un contatto, mi ha chiesto di un nipote, questa nonna, di cosa ne pensi di tuo nipote, no? E lei gli ha risposto: non ha voglia di studiare, continua a giocare e continua a fare la caccia tesoro nell'armadio, non riuscivo a capire cosa voleva dire. E sua mamma mi ha detto che nasconde la PlayStation dentro l'armadio, capito? In tutti i posti possibili e immaginabili, no? Lui l'ha capito e va a cercare, cioè, voglio dire, sono cose di quotidianità, capito? Sì. Se tu rinfreschi casa o cambi un tavolo della cucina dove stiamo parlando, è un tavolo nuovo, o come l'altra volta ha detto, hai i piedi sul sofà nuovo, io vedevo loro, non vedevo davanti, avevano comprato il giorno stesso un sofà, capito? Cioè, delle cose che ti fanno capire.
sono minime, ma ti fanno capire che loro vedono e sono nella nostra quotidianità, non Sì, solo guarda, nella io tua. non so se ho tempo ancora, volevo dirti che le sue due amiche carissime, le sue amiche del cuore, si sono laureate e sono venute a trovarmi portandomi le tesi di laurea, entrambe nei ringraziamenti dedicati alla mia laurea, perché sono veramente delle ragazze meravigliose, si amavano molto. E io ho regalato ad entrambe un anellino con un cuore blu, perché tra di loro si definivano il mio cuore blu. Beh, in metafonia, la sera, io ho provato e lei mi ha detto: sono venute Laura e Veronica, dille che sono molto orgogliosa di loro, belli gli anelli. Per me queste sono delle prove, Hilde, che cioè, io l'ho fatta Manna, ti dico. sentire perché non ci credevo, non credevo alle mie orecchie. Eh sì, perché c'è sempre poi il problema è quando la fai tu, no? Quando Sì. specie le, ecco, Io uno dice poi la faccio sentire perché dico, ma ha detto così, belli gli anelli. si sente bene, Cioè, si quando ho detto sente alle ragazze hanno pianto, ho detto c'era Laura a casa con noi, c'era Laura. era così, è Sì. così caramba. Io Comunque, prima ho visto passare una mamma che ha scritto, io non riesco sono a vedere troppo perché vado molto veloce, razionale. guardavo. Ho Lo letto so. così di sfuggita dicendo sono Ah. troppo razionale, faccio fatica a credere a queste cose. Anch'io sono razionale, sono un capricorno, sono sempre stata razionale. Ma perfino i miei colleghi, quando io gli racconto queste cose, mi dicono se non ti conoscessimo, penseremmo che sei impazzita. Ma siccome ti conosciamo da così tanti anni, non possiamo fare a meno di crederti. Eh sì, eh sì. Quindi anche chi è razionale, provare a non esserlo per un momento. E in quel momento, secondo me, loro entreranno. Sì, non è possibile, guarda, non è possibile. È una cosa che no, non fa cazzotti con la razionalità, perché detta Sì, così devi dice per un impossibile. attimo dire, ma perché non provare? Perché? E secondo me, in quel momento che noi abbassiamo quella razionalità, loro arrivano. Dicono, oh, finalmente sono riuscito a entrare in quella testa dura che hai. Esatto, perché io lo dico sempre, la prima passo che dobbiamo fare è il nostro aprirci, no? Veramente, Sì, io assolutamente, faccio sempre un po' assolutamente. il paragone, come nel film quello che c'era una volta, quello del Santo Graal che c'era, Indiana Jones, no? Che ti ricordi che alla fine prendeva il Santo Graal, ma quello è un film cinematografico ovviamente, Certo. ma c'è una serie di prove che doveva superare, no? Quindi si doveva abbassare per, come segno di umiltà, che c'era quella lama che passava sopra la sua testa, quindi si abbassava, poi passava sulle nome di Yahweh, capito? Quindi poi passava in un punto che c'era il baratro per arrivare alla grotta dove c'era il Santo Graal e non c'era nulla, quindi doveva fare un atto di fede, mettere il piede nel nulla e nel momento in cui lui fa Bello, sì. questo gesto si crea un ponte, chiaramente cinematograficamente parlando, di luce per cui lui riesce a passare dall'altra parte pur non mettendo piede per terra. Ecco, noi dobbiamo fare proprio questo, cioè noi mettiamo il piede sul nulla, perché è questa la verità. Mettiamo il piede sul nulla, però straordinariamente ci porta nella grotta del Santo Graal, nel vero senso della parola. Sai Proprio. come quella massima che dice, no? Che se è sempre pericoloso fare il primo passo. Invece non sai quanto è più pericoloso stare fermi. È il Esatto. primo passo, aprire uno spiraglio, proprio uno spiraglio. E io sono sicura che basterebbe solo una volta. Arriva qualcosa e da lì Infatti io aprire il quello cuore. che io spero sempre, no? Come una volta mi disse saggiamente una mamma, no? Che mi disse: Ilde, io non potrò più essere felice, non neanche da dire, però ho trovato un equilibrio dove un equilibrio non l'avevo più. E questa per me è rimasta un insegnamento, no? Cioè, capito? Perché comunque la verità, trovi un equilibrio dove una situazione che chiunque perderebbe la testa perché è enorme, capito? Perché insomma, è una cosa inaccettabile, soprattutto rispetto a un figlio, capito questa cosa. Quindi, veramente il capire, il comprendere che la loro coscienza è ancora viva, sana, nel senso che c'è, che ragionano, pensano, fanno le loro considerazioni, ricordano la loro vita, stanno con noi, vedono quello che facciamo, ci Assolutamente sì. rassicurano in tutti i modi per farci Vedono capire. davvero quello che facciamo, è Sì. incredibile. Cioè, vedono davvero quello che facciamo. È incredibile. Perché le Sì. cose comunque che ha detto a te, cioè le ha dette a te, non le potevi sapere. Lei ha visto tutto. È chiaro che Sapeva che col papà c'erano problemi. Cioè, lei ha visto tutto. È
ed è arrivata prorompente, proprio Come meravigliosa. lei, come lei, capito? Come Come lei, parte, come lo è sempre stata. Laura, capito, con l'articolo milanese, capito? Proprio, vedi, è proprio il loro modo di essere che è rimasto intatto, no? Sì, Quindi, la Laura, questa cosa mi ha lasciato senza parole quando esatto, tu mi hai detto che sono la Laura. Io sono sì, è rimasta vero. proprio. Te lo ricordi? Sono la Sì, Laura. perché è vero, perché io sono di Milano, sai che lo so, quindi Eh figurati. sì. L'articolo davanti, no? Quindi è vero questa cosa, però devo dire che guarda, tu avevi paura di parlare, dice non riesco a parlare tanto, è un'ora che stiamo parlando, vedi quando ti dicevo, dai, vai tranquillamente, ti ricordi? Sapevo io che mi prendevo tutto, mannaggia. Ho detto, fammi parlare poco, facciamo poco, poco, Sì. poco. No, temevo di annoiare le mamme, però No, guarda, io sono convinta che tu io stasera hai dico, sai cos'è? A un fatto certo punto tanto. mi sono detta, non devo avere paura perché io la devo trovare assolutamente. E dobbiamo Esatto. aprirci e li La troviamo, perché loro non vedono paura, guarda. l'ora. Non vedono l'ora di No, guarda. dirci, mamma, io sono qui. Esatto. È proprio così. È proprio così. Comunque, senti, cara Anna, io ti ringrazio del tuo grande, grandissimo coraggio che hai avuto, il tutto nella tua vita, La Laura venendo da qua a qualcuno contarla l'ha tutta. preso, no? Esatto. Quindi sicuramente stai facendo, hai fatto un'opera diciamo, di testimonianza importantissima, perché vedrai che la Lo tua spero testimonianza, tanto. quieta, sincera, diretta come sei tu, aiuterà tante persone, capito? Lo Veramente spero. tante. E quindi quando ti vedranno, anche quando partecipi alle dirette, sapranno chi sei, la tua storia, sarà anche più bello, eh? Perché poi io dico sempre, a me piace che è un gruppo abbastanza compatto il nostro, devo dire, perché sono quelli che partecipano, sono tutte persone che ci credono veramente, capito? Vedi che insomma sono tutti in cammino nella stessa direzione, no? E io ci Siamo tengo che sia così. tutte, mamme, Esatto. abbiamo tutte bisogno l'una dell'altra. Esatto, e poi soprattutto vedi il fatto che tu, che anche che hai imparato la metafonia, quindi hai capito quello che c'è dietro alla parte tecnica, diciamo, di Sì, una registrazione, e capisci che è minima, e tutto il resto è loro, capito? È un normale programma di registrazione, nulla di più, non ti permette di creare voci, ecco quello che voglio dire, no? Quindi assolutamente è la prova provante, come dico io, eh? Quindi senti, Gannucchia, io ti ringrazio veramente di cuore, tanto, tanto, siccome ho io promesso a tutti che ringrazio fa... te di No, no, tutto, ringrazio figura. te per tutto perché mi No. hai dato proprio il là. Dopo le due mamme che mi hanno aiutato, una mia amica Anna che mi ha presentato poi l'altra mamma, e lì è stato Vedi? l'inizio, quindi ringrazio prima di tutto loro, ringrazio te Esatto. e tutte le mamme che ho conosciuto dopo che ancora mi stanno aiutando quando E cado. chissà quante ne aiuterai ancora, pensa, guarda, ne hai No, ancora una adesso stanno, lunga. loro stanno aiutando ancora me, però Vabbè, ma poi vedrai aiuteremo, che aiuteremo. poi verrà che è il momento in cui, capito, fare anche questo scatto qui, no? Nel senso che dopo metterai a servizio anche questa cosa, no? Perché comunque, te l'ho detto, è bello e giusto che sia per se stessi, però la vera frutto, secondo me, lo dà quando tu lo fai per gli altri, capito? Prendi il coraggio e dici, ok, va bene, aiutiamo chi, capito? Chi vuole essere aiutato, Sì, perché poi c'è gente che vuole essere aiutata, lì, ahimè, non certo. dipende più di voi, capito? Però tu sei veramente in cammino, secondo me, così. Io sono felicissima, felicissima di tutto, di averti conosciuto. Ti ringrazio della Anch'io, per la tua Ide, lo ottima memoria, sai. che ti ricordi tutto meglio di me, quindi grazie, veramente. E poi va bene, dai, dopo ti dico, va bene, ci sentiremo ancora. E io ti dico grazie veramente col cuore, anche a nome di Io tutti ti quelli che ringrazio sono te, Ilde, davvero. Avevo paura, però Ma dai. no, lo sai che Grazie. con me è sempre una chiacchierata molto tranquilla, io lo dico sempre a tutti. Guarda, anche quando faccio i contatti, delle volte mi capita delle persone che mi dicono no, 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 ho paura, l'ultimo momento ho paura, paura, non ce la faccio. E tu guarda che quando facciamo dopo, farò il contatto, sarai tu che mi chiederai di ancora 5 minuti, ancora un attimo, perché sarai così felice che piangerai di gioia. E così è, perché è veramente una cosa bellissima, nel senso che dà grande aiuto, grande consolazione, è una cosa proprio spirituale, ecco quello Sì, che a me volevo mi ha dire. dato grande forza, mi ha avvicinata alla fede. Io Sì. sono passata dal maledire Dio a ringraziarlo per quello che mi ha dato adesso.
E non dico più ogni giorno che passa che è un giorno in più senza Laura, ma dico è un giorno in meno più vicino a lei adesso. Brava, bello, bellissimo questo. Per chiudere mi piace proprio tanto, Anna, che bella questa frase. Bella, bella. Senti tesoro, adesso io ti saluto, e così passo a fare il messaggio. Poi io non so chi verrà, magari verrà anche Laura ancora, non lo so questo. Tu lo sai che io lascio aperto a tutti perché Lo nel spero, rispetto di tutti però la... fa niente, tanto non importa, tanto lei c'è, io Tu lo sai, so. In ecco, tu sai qualche già che modo farà. appunto So che lo farà, e anche in altri in qualche casi lo modo la farà. senti. Grazie a Va tutti, bene, va spero bene. di esserti stata utile, di essere stata utile agli altri. Anna, guarda, è stata una bellissima testimonianza, ne sono convinta, vedrai, leggerai, poi leggeremo domani i commenti assieme, leggerai e vedrai che sicuramente tante persone ti avranno ringraziato come giusto che sia, perché sei stata veramente brava e hai fatto una cosa molto importante per tutti, hai fatto una cosa importante per tutti, capito? Ne Perché sono io felice. non voglio che sia una cosa per dire o la Hilde Conte è brava, non mi interessa a me questa cosa, lo sai, no? Non volevo Beh, tu far... sei brava, lo Sì, va diciamo, lo bene. dico io, lo dico No, tutti. no, no, ma non hai capito, io lo sai che io mi ritengo uno strumento, lo dico sempre e cerco sempre di farlo capire a tutti che non, io sono una persona normalissima, chi mi conosce lo sa, capito, proprio normalissima. Però io ci tengo a, sono uno strumento, sicuramente mi usa, sono un'antenna, mettila come vuoi, avrò questa predisposizione e loro la usano perché ho un ottimo udito, no? Quindi va bene, però tutto il resto lo Anche fanno Laura loro. un giorno ti ha detto ora ho le antenne. Non so se tu lo ricordi. Sì, perché siamo antenne d'amore, perché io dico sempre... Quando fate un pensiero d'amore verso il vostro caro, no? Unitevi in questo abbraccio insieme a me, perché so quanto potere ha l'amore, capito? Veramente un Sì. potere enorme e crea questo ponte. È questo, tutta la bravura mia è di attivare questa cosa e far capire che su questa cosa ci possiamo appoggiare, Sì. capito? Io adesso lei, io me la immagino felice stasera. Me Ma la certo che per immagino felice, dice, ma guarda la mia mamma, ce l'ha fatta. sarà felice e anche orgogliosa, secondo me. Anche orgogliosa. Va bene, tesoro, un abbraccio Ilde, grande, ciao a grande, tutti. grazie. Ciao, Un bacioni. abbraccio a tutti. Ciao, cara, Un grazie. abbraccio a Ciao. tutte e tutte. A Ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao, Esco ciao, io, grazie. Ilde, provo io a uscire. Ok, grazie, così io Provo. proseguo. Vai. Grazie. Sai che non mi fa Non uscire? riesci? Prova... Aspetta, forse... Provato, ma non mi fa Allora, uscire. continua senza ospite, ok. Oh, fantastico. Benissimo, ce l'abbiamo fatta benissimo ultimamente. Oh, è stata proprio una bella testimonianza e devo dire proprio, io non ho potuto leggere i vostri commenti perché gli spazi erano occupati dalle foto, non riuscivo a vedere le scritte. Comunque, spero che sia stata veramente una cosa per voi bella, una bella testimonianza, ecco, che vi abbia arricchito e che vi abbia in qualche maniera consolato e capito che è possibile, questa cosa è possibile. Adesso, come ho promesso, facciamo una piccola sperimentazione, ok? Perché comunque so che lo desiderate tutti, no? Però sempre con questa apertura mentale che tutto quello che arriva noi lo accettiamo. E sicuramente non ci saranno messaggi per tutti, però io quello che sento vado e ve lo dico, ovviamente. Quindi adesso vi chiedo, e anch'io faccio un attimino di raccoglimento prima di partire, e vi chiedo di unirvi a me, ovviamente, come se fossimo, come dico sempre, in un unico abbraccio io e voi, eh. Così perlomeno chi non conosce la metafonia capisce di cosa abbiamo parlato fino adesso. Di cosa abbiamo parlato fino adesso. Ok. Allora, partiamo. La faccio col fruscio, con la mia mano come sempre sul bordo, lo sapete. Chi mi segue lo sa già.
Poi facciamo un piccolo ampliamento, lo sapete già, rallentamento. Chi fa metafonia sa già di cosa sto parlando, per rendere queste voci più udibili, perché chiaramente hanno la caratteristica di essere molto veloci e quindi bisogna rallentarle. Ok, e partiamo qua. Benissimo. Adesso faccio pezzetto per pezzetto, poi ve lo faccio sentire. Ok, allora si sente. Sono qua bambini, quindi partiamo, ci sono qua dei bambini. Allora, sono qua bambini, quindi ci sono dei bambini. Sentite, sono qua bambini, ok? Ok, va bene. Poi dice qua l'angelo, abbiamo un angelo, qua l'angelo, qua l'angelo. A meno che non sia un nome, a meno che non sia un nome. Sentiamo. Qua l'angelo. Ok, qua l'angelo. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro. Allora, c'è un Romeo, Romeo, un nome molto particolare. Romeo, aspettate che vado qua perché sono. Vediamo se riesco a. Ok, sì, si vede ancora. Vediamo un attimino, eh. Si sente un Romeo, ok? Romeo. Sì, scusate, toglio il cuffio, sennò non riuscite a sentire. Romeo. Ok. Allora, dice pregi in fronte, come per dire che è una persona molto brava, no? Come per dire, questo Romeo dice pregi in fronte, come per dire io davanti a tutti andavo a fronte alta, no? Pregi in fronte. Allora, pregi in fronte, ok, due volte, ok, poi, aspetta. Alzo un po' più il volume, ok, mi sono un po' basso. Andiamo avanti. E dice c'è il papà, quindi probabilmente è un papà, secondo me c'è il papà. Questo Romeo, c'è il papà. C'è il papà? C'è il papà? Ok, andiamo avanti. Allora, poi c'è una Giovanna, ok, Giovanna arriva. C'è una Giovanna, si sente bene, Giovanna arriva. Sentite, Giovanna arriva. Quindi qualcuno se si chiama, si sente un Romeo, Romeo, vediamo un attimo, un mio amico, ok. Ok, andiamo avanti.
Professor, questa è finita. Per me è un nome talmente particolare per quello che dicevo. Allora, adesso lo faccio perché è un po' basso l'audio, voglio farlo con la voce perché è troppo basso per i miei gusti. Allora, registro la mia voce perché non posso fare diversamente. Quindi, vi chiedo chi vuole lasciare un messaggio e l'opportunità di farlo, anche questi bambini che sono presenti, se possono parlare. Ci sono tante mamme, tanti papà in ascolto. Io sono qua. Ok, ho registrato la mia voce così è più chiaro. Perché a loro basta una base. Ok, quindi. Allora, vediamo un po'. Amplifica. Chiaramente quando c'è la mia voce inverto tutto, quindi è tutto rovesciato, eh? Quindi se si sentono delle frasi senza computer, ok. Vediamo un attimino, eh. Quindi qui c'è una. Vediamo un attimino. Vediamo se dico qualcosa in più. Se dico solo il nome, vabbè, pazienza, perché chiaramente la diretta non si può più tanto sviluppare le cose, però vediamo un attimo, eh. Questo Romeo se c'è qualcosa in più. Allora, la frase ognun sarà felice, ognun sarà felice. Una cosa che voglio dire è che nei messaggi ovviamente non c'è la punteggiatura, quindi vengono uno dietro l'altro, quindi nome, frase, ma io non riesco chiaramente a capire, non conoscendo la vostra vita, dove, se la frase è relativa a quel nome o meno, se è un papà, è il nome, capito, di Romeo, o è quello che voglio dire. Ognuno sarà felice. Vedete, questo è fatto con la voce più chiara. Ognuno sarà felice. Come per dire che un giorno saremo tutti felici nell'altra dimensione, questo che stanno dicendo, ovviamente. Ah. Dice di che il nonno, di che il nonno, allora di che il nonno, quindi probabilmente il nome è qualcuno che ha sentito e si sta identificando come il nonno, di che il nonno, quindi mi sta dicendo di dire questa cosa, quindi questo nonno, di che il nonno, quindi questo Romeo potrebbe essere un nonno, di che il nonno, sentite, di che il nonno, sentite, di che il nonno, ok? Ok, infatti dice rebus come per dire, perché c'è qualche dubbio probabilmente fra di voi non letto i commenti e dice rebus, no? Perché probabilmente c'è un nonno che si chiama Romeo e forse c'è qualcun altro per ipotesi. E allora lui dice è un rebus, allora dico il nonno così mi faccio riconoscere, capito? Dica il nonno, rebus. Dica il nonno, rebus, ok. Eccolo qua, Roberta, che dice, mio nonno Romeo, oh là, abbiamo trovato il destinatario, Roberta, sono contenta, ecco, vedi, sono stati molto chiari. Allora faccio sentire, dica il nonno Rebus. Rebus, ecco, quindi c'era il dubbio, probabilmente qualche messaggio prima, non lo so, che c'era qualche dubbio, e invece lui si è identificato come nonno Romeo. Ok, bene, andiamo avanti. Grazie.
Poi dice invio soccorsi lì, invio soccorsi lì. Probabilmente c'è un motivo perché è venuto, come per dire soccorsi, come se dovesse dare un aiuto, no? Invio soccorsi sì. Lì, scusate, invio soccorsi lì. Se questa cosa ti torna, Roberta, come se tu ne avessi avuto bisogno di questo messaggio, no? In questo momento, adesso non ti conosco, non lo so, invio soccorsi lì, o forse hai bisogno di aiuto qualcosa, lui ti dice che ti aiuta, ecco, potrebbe essere anche questa la lettura. Ok, senti. Invio soccorsi lì, ok? Ok, va bene, andiamo avanti. C'è un'altra, adesso cambiate, c'è Nunzia, Nunzia già qua, Nunzia già qua. Nunzia. Nomi particolari stasera. Nunzia già qua. Nunzia già qua, sentite? Ok. Allora, Roberta dice, chiedo che aiuti sua figlia a superare la morte. Ah, ecco, quindi vedi, ecco perché ha detto soccorsi, vedi che ha un senso. Allora è per quello, ha risposto alla tua richiesta. Esatto. È proprio così, quindi è tuo nonno Romeo e questo ti dice invio soccorsi perché in questo momento sua figlia ha appena perso il marito e giustamente ha bisogno di aiuto. Ecco, quindi è la prova che è proprio lui. Va bene. Adesso c'è un'annunzia. Nunzia già qua. Nunzia già qua. Ok, sente bene. Perfetto, andiamo avanti. Poi dice, molte grazie, hai detto bene, molte grazie, hai detto bene. Qualcuno ha pensato qualcosa, ok. Molte grazie, hai detto bene, ok. Allora, molte grazie, hai detto bene. Sentite, molte grazie, hai detto bene. Quindi questa è la risposta. A qualcuno, Nunzia già qua, molte grazie, hai detto bene, ok? Ok, quindi un pensiero secondo me che è stato fatto adesso. Aspetta. Allora, c'è un figlio, dice figlio, Lamin si arriva. Figlio, Lamin si arriva. Ah. Allora, non so se Lamin è un nome, è un soprannome, fatemelo rallentare per essere sicura. Te lo faccio sentire. Figlio, un attimo, eh. Figlio, quindi si identifica come un figlio, ok, figlio. Sì, Lamin si arriva, Lamin. Ok, aspetti che rallentiamo per essere sicura perché non voglio dire per un figlio, cambia tempo. Allora aumentiamo un attimino, facciamo questo TAR 30, vediamo, Ok, un attimo solo. Sì, è giusto. Non so se è Lamin o Lamir, mi sento un po' male. Però è qualcosa di molto simile, molto molto simile.
un figlio, quindi se figlio, Lamin si arriva, o Lamir potrebbe essere. Te lo faccio sentire, sì. Quindi se c'è qualcuno che... Ok, quindi si sente proprio bene. Figlio, figlio, quindi è sicuro, ok. Bene, andiamo avanti, diamo il spazio perché è finita anche questa registrazione, quindi se qualcuno anche privatamente, se non vuol dire pubblicamente, mi dà conferma, dico grazie. Ok? Allora, vediamo questo ragazzo, questo figlio, se vuol dire qualcos'altro. Vado, allora se puoi dire qualcos'altro o se c'è qualcun altro, io sono qua. Sto registrando. Ok, vediamo un attimo. Bene. No, no. È Lamir o Lamin, ma è un nome così, assolutamente. Non c'entra la Maxim, no. No, assolutamente, un'altra cosa. Che poi è un nome che io devo averlo già sentito da qualche parte, però non mi ricordo bene, sinceramente, come lo ricordo. Vedremo, tanto dopo salta fuori, guarda, quando danno un messaggio io tanto so che arriva, se non sarà oggi sarà domani, il mio messaggio arriva a destinazione, quindi sono assolutamente tranquilla. Ok, vediamo un attimino, vediamo un attimo, se dovete fare delle richieste fate nel vostro cuore, è inutile che le scrivete perché tanto io non posso nemmeno leggerle, capito? Guardo, butto l'occhio solo quando cerco se c'è la conferma, quando mi danno i nomi e basta. Allora, tempo, facciamo 27. Ok. Inverti. Vediamo. Ok. Dice la mammina legge, vuol dire che sua mamma in questo momento lo sta guardando, secondo me, o sta leggendo, non so, la mammina legge. La mammina legge. Penso che sia ancora quello di prima. La mammina legge, quel figlio che dice Lamin, la mammina legge. Sentite, la mammina legge. Ok. Ok. Allora dice, io stavo meglio, allora, io stavo meglio, ok, quindi un attimo, io stavo meglio, No, stavo meglio. no, scusa, noi stiamo meglio, scusami, noi stiamo meglio, noi stiamo meglio, allora noi stiamo meglio, rispetto a noi, questo stanno dicendo, noi stiamo meglio. Sicuramente, visto quello che viviamo tutti i giorni, noi stiamo meglio. Quindi questo è il messaggio, ok? Spiego, noi stiamo meglio, spiego, quindi come per dire, vi sto dicendo questo, no? Di pensare a loro che stanno veramente bene. Spiego? Spiego. Ok. Un'altra cosa, sentiamo. Ok,
Allora, qua c'è un Francesco. Dice, oh, qua sono tanti, cioè dall'altra parte sono in tanti, vorrebbero parlare. Oh, qua sono tanti, sono tanti. E poi dice, qua Francesco. Adesso faccio sentire. Ok. Oh, qua sono tanti, qua Francesco. Aspettate, eh. Ok. Oh, qua sono tanti, qua Francesco. Ok, quindi qua Francesco. Quindi qualcuno San Francesco? Ok, qua Francesco, vediamo un Ok, ormai sono qua. Allora, dice, ormai qui sono tanti, qua Francesco, ormai sono activity, ormai in inglese, ormai sono attivo, penso che voglia dire, ormai sono activity, sono attivo secondo me vuol dire questo, no? Sapete che il poliglottismo è una caratteristica della metafonia, intanto mettono una parola straniera, ormai sono activity, ok, faccio sentire. Ok, attività poi ci sono, come se da solo si mettesse in attività. Può anche darsi che abbia dato dei segni e quindi per questo che dice che è attivo in questo senso, potrebbe essere. Va bene, allora facciamo un'altra registrazione ancora, il tempo ce l'abbiamo, non moltissimo perché purtroppo l'ho fatto, tutto non si può fare, quindi cosa che con Anna avevamo già detto, quindi facciamo un po' e un po'. Allora, se è possibile, io faccio ancora un'altra registrazione, quindi chi vuole lasciare un messaggio, un nome, un fatto, io sono qua a registrarlo. L'ultimo è stato un Francesco, se vuol dire qualcos'altro, io sono qua. Ok? E anche la Mirra, se vuole chiedere qualcos'altro. O altri, se ce ne sono altri, ovviamente. Salva progetto. Ok. Prova. 4. Facciamo così. Inverti, ok. Ok. Dice c'è qua suo Fabrizio. Allora c'è qua. Suo Fabrizio, quindi suo rispetto a chi deve riceverlo, immagino, eh? C'è qua suo Fabrizio, ok. Sentite, c'è qua suo Fabrizio, ok, va bene. Vediamo un attimo. Fratello. Ok, allora c'è qua suo Fabrizio fratello, se potete darmi qualche riscontro se c'è. Ok, c'è qua suo Fabrizio. Ok, qua dice fratello, sentite. Fratello, proprio lo scandisce bene. Ok, fratello, ok, quindi Fabrizio che è un fratello. Ok? Ok,
Dice, cogli il meglio fai sempre, quindi sta dando un consiglio. Cogli il meglio fai sempre. Quindi come cogli come posso dire, cogli le occasioni e cerca di fare sempre il meglio in queste occasioni, no? È il fratello di Clara, leggo. Mamma, vediamo un po', fratello di Clara, non vedo. Ah, ecco qua, Clara, mio fratello Fabrizio. Ah, perfetto. Ok. Allora ti dice questa cosa, cogli il meglio, fai sempre, capito? Quindi questo è il messaggio che ti sta dando. Bene, sono contenta. Questo, sì, me l'ho visto Gabriella, ti ringrazio, l'ho letto adesso, è il fratello di Clara. Bene, allora, cogli il meglio, fai sempre, te lo faccio sentire. Allora, cogli il meglio, fai sempre. Ok. Andiamo avanti. Cogli il meglio, fai sempre. Io sono sempre in attesa, c'era un Lamin, Lamir, a tutto il più, un Francesco, l'altro invece ha avuto riscontro, ok? Quindi se le persone non sono in linea. Alfonso, che nome è particolare stasera, Alfonso. Alfonso, ok, Alfonso, un Alfonso, mamma, questo è proprio un nome strano, Alfonso, e dice o il caso è proprio lui, quindi sta dicendo qualcosa, o il caso è proprio lui, è proprio lui, ok, bella questa, o il caso è proprio lui, ok. Sì, o il caso è proprio lui, quindi questo è già un Alfonso, ok, fantastico, bene, andiamo avanti. Poi c'è uno Stefano, Stefano qua sempre, Stefano qua sempre, vuol dire che è già venuto un'altra volta, forse lo Stefano dell'altra volta, Stefano qua sempre, perché l'altra volta c'era uno Stefano e c'era la sua mamma, però non so se è in linea, sinceramente non l'ho visto, ok. Alfonso, un caro amico di famiglia Pugliese, ah ecco Mariella, ok, va bene, o il caso è proprio lui, allora te l'ha detto così come battuta, immagino, è proprio lui, va bene, va bene. Poi c'è Stefano qua sempre, quindi mi fa pensare che è già venuto, e siccome l'altra volta c'era uno Stefano, penso che sia lo stesso, però non so se... Stefano qua sempre. Vedete che sono uno dietro l'altro, eh? Stefano qua sempre. Ok, sarà contenta la sua mamma, perché è un figlio, immagino, ok. Hanno scritto sopra dei commenti, Lamin figlia di... Ah, ecco, c'è un Lamin, ma c'è un Lamin. Ma come posso... Ma non è in linea la sua mamma allora? La mamma non è in linea. Quindi c'è un ragazzo che si chiama Lamin. Bene, vabbè, io diciamo, se non è in linea, pazienza, non ti preoccupare, cioè voglio dire... Glielo facciamo sapere domani, ok? Lo diciamo domani, insomma, se qualcuno la conosce, la rintracci, glielo dica, ecco quello che voglio dire. Ok? Va bene, Stefano qua sempre, ad avanti. Ok. Mariella dice, una persona allegra e ilare. Ah, ecco perché ha fatto quella battuta, ho capito. Va bene, va bene. Grazie.
Allora, qui c'è un giracarlo, allora giracarlo, allora gira, forse adesso c'è gira nel senso che è passata un'altra persona, immagino Carlo, non penso che sia un cognome, giracarlo, quindi c'è un Carlo, giracarlo, faccio sentire, ok. Sì. Qua, gira Carlo, qua, gira Carlo. Si gira Carlo, sì. Ok, va bene, andiamo avanti. Aspettate un attimo. Un attimo soltanto, per vedere se c'è qualche. Allora. Ah, per quella cazzola, vabbè, dopo se lo conosce la Maria Grazia, vediamo di intrecciare la sua mamma. Ok, va bene, vado. Ok, poi c'è, allora c'è Giracarlo, quindi c'è questo Carlo, però non ha detto niente. Poi c'è Marcello. Allora, spazio Marcello, sta chiedendo spazio per parlare. Spazio Marcello. Spazio Marcello, quindi sta chiedendo di parlare. Marcello, ok. C'è un Carlo e un Marcello, ok. Daniela cercava un Carlo, io non riesco a star dietro tutto. Ok, Carlo e Daniela. Ah, guarda, sì, è mio, guarda. Sì, è tuo, perfetto. Ok. Ascolta, vediamo un attimino se c'è qualcosa di più. Spazio Marcello, adesso c'è un Marcello che si è accavallato. Spazio Marcello qui vedete che chiede spazio. Ok, Marcello qui, quindi scrive spazio, vediamo un attimino cosa vuol dire. Allora, spazio Marcello, dice a loro vicini, questo Marcello, a loro vicini, penso, ok, che c'era Carlo, spazio Marcello che cercava spazio per entrare, poi a loro vicini, quindi che sono vicini. Andiamo avanti. Ok, a loro vicini, ok. Ok, poi andiamo avanti qua. Silvia. Poi dice, e lei, vedete, sanno che c'è poco tempo, perché ce n'è poco veramente, se c'erano le cose di corsa, dice, e lei sta Silvia, qui c'è Silvia. Silvia, a lei sta Silvia, quindi c'è una Silvia. E lei sta Silvia, ok? E lei sta Silvia qua, c'è una Silvia. Ok, Silvia. Vedi, hai visto, hai chiesto, come per dire questa Silvia è stata richiesta e dice, vedi, hai visto, chiesto, cioè sono arrivata, vedi, hai visto, sono arrivata, capito? Questo che sta dicendo. Vedi, hai visto. Adesso, che peraltro la Silvia, se non sbaglio, potrebbe essere la figlia di una signora che adesso non mi ricordo il nome esattamente, la Gabriella, mi parla Gabriella, non sono sicurissima, vabbè. Vedi, hai visto, poi lo vedrà. Vedi, hai visto te, come per dire, te non pensavi che io sarei arrivata, io sono arrivata, no? Questa Silvia dice, vedi, hai visto te. Ok, andiamo avanti. Ok. Ok, va bene. Allora,
Facciamone ancora una, fammi vedere se c'è. Aspetta un attimino, vediamo un attimo. Ecco qua Gabriella, sì, è la mia Silvia, eccola qua, Gabriella, infatti pensavo che fosse la tua, mi ricordavo giusto, vedi? Hai sentito che è arrivato a salutarti, ti ha dato un saluto, sono contenta, sono contentissima. Ah, che c'è anche l'Anna, l'ho vista adesso. Bello, bello, sono contenta. Ok. Allora, andiamo avanti, facciamo un'altra registrazione, ancora una che ce la facciamo, che dobbiamo chiudere entro le 11:30 assolutamente, abbiamo fatto anche già un po' tardi. Quindi, ok, mi concentro, lasciamo la possibilità, gentilmente ancora, se volete lasciarci un messaggio, anche sul nome, quello che volete. Mi dispiace, uno spazio veramente minimo. Niente, 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 Gabriella. Vedo adesso il tuo messaggio, grazie. È stato figlio che è passato a salutarti, sono felicissima. Allora, che tu sei già, quindi sei già che è così. Allora, prova. Una registrazione, ok. Andiamo indietro. Dice ancora, c'è ancora Carlo, dice lui ha fretta, come per dire che non può fermarsi, dice son Carlo ancora, lui ha fretta, come per dire non può fermarsi, ovviamente non può proprio, no? Quindi è un saluto veloce questo Carlo, no? Quindi chi ha un Carlo è questo. Ok, sentite? Ok, ha fretta, come per dire che non può, non può perché probabilmente o ci sono tante persone, non ha abbastanza energia per farlo, no? Quindi probabilmente chi se l'è chiesto è proprio, è stato, come posso dire, una conferma. Allora, c'è un Leonardo in stato di grazia, anche per questo penso Leonardo in stato di grazia, credo di capire perché questa cosa che viene detta. Quindi sono contenta perché per me ha senso per quello che so di questa persona. Non so se è in linea questa mamma, ma lo so perché ha detto questa frase. Faccio sentire, così anche se non fosse in linea lo sentirà poi in differita. Leonardo, ok, è in stato di grazia. È in stato di grazia. Ok, ha veramente un senso questa frase per questa mamma, perché l'ho sentita ieri, quindi capisco perché la sta dicendo. Spero che sia veramente in linea, che possa sentire. Ok, vediamo un attimino se c'è. Ah, Carlo dice, è il mio Carlo, ha sempre fretta. Ecco, ha fretta ancora, non si cambia. Non si cambia, lo dico sempre. Quello che siamo qua, siamo anche di là. Pari, pari, pari. Fantastico. Allora, Leonardo è in stato di grazia, va bene. E dice, e lui ricevi, assolutamente questa frase, guarda, quando la sentirà la sua mamma capirà, e lui ricevi, perché abbiamo parlato proprio ieri di questa cosa, guarda, pazzesco. Leonardo è un bambino di 7 mesi, ecco, questo che volevo dirvi, è un bambino che è nell'altra dimensione.
e lui ricevi. E ieri mi ha fatto discorso la sua mamma e lui è arrivato subito per dargli un chiarimento. E lui ricevi. Ok, va bene, sarà consegnato. È tornato, sì, è proprio lui, è proprio lui, è tornato, assolutamente, è tornato. No, sua mamma non c'è, se no sarebbe, si è saltata su, sicuro, non c'è. È tornato, sua mamma si chiama, mi pare Alessia, non sono sicura, mi pare proprio Alessia. È tornato, che bella. Ok, sono contenta, è una conferma quello che abbiamo detto ieri. Vediamo. A lei vanno i figli. Sta parlando ancora Leonardo. A lei vanno i figli. Ok, va bene. A lei vanno i figli. A lei vanno i figli. Alessia! Fammi vedere. È veramente piccolo. A lei vanno i figli. Ok. Vediamo un attimo. È bellissimo. Leonardo è stato di grazia. Ah, e lui ricevi. È tornato. A lei vanno i figli. Per me questa cosa ha assolutamente senso. A lei vanno i figli. Ok, va bene. Va bene. Alessia, Anna scrive Alessia perché tu lo sai. Tu lo sai perché. Ciao Marco, ti ho visto adesso. Ciao tesoro, il figlio del grande Marcello Bacci. Ah, ecco Alessia, sì ci sono, Ilde, emozionata troppo, cara. Guarda, è proprio una risposta a quello che ci siamo detti ieri al telefono. Ti ricordi che ci siamo detti delle cose, dei dubbi? Guarda, ti ha subito risposto la prima occasione. Che dire, non è fantastico? Oltre a quello che ci siamo detti ieri, che un giorno, quando si potrà, ne parleremo. È fantastico, davvero. È la giornata delle emozioni. Fra ieri e oggi, veramente, Leonardo ci ha regalato veramente delle grandissime emozioni, grandissime, immense. Bene, sono felice che sei ancora in ascolto, così l'hai sentito in diretta subito. Sono veramente felice, felice, felice. Quindi stai serena, Alessia, serena. Veramente. Avanti, avanti. Ti mando un bacio. E poi dice è incredibile, sta proseguendo, è incredibile, è contento, è emozionato, è incredibile, è incredibile, bellissimo, bellissimo, adesso dice sì, lo so. Allora, aspetta. C'è un Piero, allora, e Piero esiste. Come per dire, c'è qualcuno che ha un Piero di un'altra dimensione, dice Piero esiste, c'è, è vivo, e Piero esiste, ok. E Piero esiste,
Eccolo qua, epiresiste. Ok, epiresiste, come per dire, non pensate a me che non ci sono più, ma ci sono, epiresiste, ok? Amore sempre per te, questo Piero, amore sempre per te, amore sempre per te. Alessia dice, verrà a testimoniare, cara Ilde, grazie. Sì, sicuramente, però no, quando potrai, guarda, sicuramente promessa che lo faremo, appena possibile. Sicuramente, perché la tua è una testimonianza meravigliosa ed è giusto darla, perché è veramente bella, per tutto quello che ci siamo detti ieri. Che tante cose anche di non me le ricordavo, me le ricordate tu, e anzi, grazie dei messaggi che mi hai mandato con tutto quello che ti ho detto, scritto e messaggiato, è stato veramente emozionante. Ok, amore sempre per te, ok. Amore sempre per te e Piero, eh? Si sente benissimo. Amore sempre per te, Piero. Piero esiste. Poi, aspetta qua. Ti ringrazio sempre. Ti ringrazio sempre. Ok? Quindi, ti ringrazio sempre. Ti ringrazio sempre. Ok, andiamo avanti. Poi c'è una Sara. Sara è tranquilla, è passato questo. Sara è tranquilla. Quindi una Sara, ok? Sara è tranquilla. Sara è tranquilla. Ok, quindi una Sara. Dice, Sara è tranquilla, dice, paura d'aereo, probabilmente c'è un riferimento a qualcosa di qualche vita, paura d'aereo, ha riso, come per dire che c'è qualcuno dei suoi cari che ha paura dell'aereo e questa Sara ha riso, no? Dice, Sara è tranquilla, no? Paura d'aereo, ha riso, quindi è un particolare probabilmente che deve richiamare l'attenzione di qualcuno che è in ascolto. Quindi io lo dico tutto, anche cose più strane, perché so che poi hanno sempre un segno. Maria Grazia dice, ciao tesoro, intanto, chissà se Sara di Katia, non lo so, dici capura dell'aereo, non so se questa persona ha preso ultimamente l'aereo e questa Katia, che è nell'altra dimensione, se l'è proprio risa di gusto, capito? E dice, paura dell'aereo, ha riso, ecco, questo per farti capire. Comunque, fantastici, adesso io farei un messaggio di saluto, proprio di chiusura, perché così... Se qualcuno vuol dire ancora qualcosa, gli lasciamo l'opportunità. È stata una bellissima serata, devo dire, proprio bella, con tante testimonianze. Quella di Laura inizialmente è stata fantastica, lei è stata bravissima e la ringrazio ancora tanto. E adesso vediamo per i saluti se c'è ancora qualcos'altro. Ok, vado. Benissimo, allora facciamo così. Facciamo salvo progetto, sempre. Poi recupereremo le persone che non erano in diretta, ma le recuperiamo e le facciamo sentire i messaggi. Anche chi ha sentito di quella mamma, quel nome strano, la Minna, ecco, di dirlo alla sua mamma, visto che sapete chi è. Mi raccomando, anche di Sara, ecco, così, tutti quelli che avete sentito che
pensate di capire che siano le persone che sono riferite, chiamate la loro attenzione perché magari si sono addormentati, perché sono stanchi, sono le 11:30, ci sta anche. Quindi facciamo un ultimo saluto e via. Tanto se sono venuti c'è qualcuno per loro, statene certi che è così, non ho nessun dubbio. Oggi o domani, in differita, o che qualcuno lo dice, ma il messaggio va a destinazione, sempre. Andiamo. Allora, dice, ecco qui tuo padre, qua Paolo sì, ecco qui tuo padre, niente, erano messaggi fino all'ultimo, ecco qui tuo padre, Paolo sì, quindi c'è un papà che si chiama Paolo, ecco qui tuo padre, Paolo sì. Ok, ecco qui tuo padre, qua Paolo sì. Ok, quindi un Paolo, perfetto. Ecco qui tuo padre, Paolo sì. Voglio bene. Ti voglio bene, che carino questo papà. Mio papà Paolo, oh Vittoria, sono contenta. Ti voglio bene, sì, senti. Ti voglio bene, sì. Aspetta che lo abbasso un po' se lo stride troppo. Ok, ti voglio bene, sì, ok, andiamo avanti. Allora. E poi dice io e lei, come per dire che siete sempre uniti, io e lei, cioè tu e tuo papà, ok, io e lei, io e lei, ok? Ok, va bene, andiamo avanti. Ok. Dice, ormai non sei una ragazzina, ormai non sei una ragazzina, probabilmente lo dice per qualche motivo. Ormai non sei una ragazzina, quello per dire forse puoi stare anche senza papà, forse è quello che ti sta dicendo, no? Come sei già adulta, penso. Ormai non sei una ragazzina, senti? Ok. Dice, mio allora, poi c'è una frase che non so se è riferita a questo Paolo, dice, mio fratello è distante, ha tanti figli. Mio fratello è distante, ha tanti figli. Ok, allora, mio distante, ha tanti figli, ok. Magari se questa cosa può essere, mio fratello è distante, ha tanti figli, se c'è un riscontro per qualcuno, se questa frase non so se è di Paolo, se, però... Lo dico. Mio fratello è distante e ha tanti figli. Ok, andiamo avanti, vediamo se ci ho contato il nome dopo. C'è Laura lì.
Hai già cambiato. C'è Laura lì, vediamo se la Laura di Ance, c'è Laura lì. Laura lì. In ultimo proprio per il saluto, ha lasciato spazio a tutti, eh. C'è Laura lì. C'è Laura lì, senti. Che forte. C'è Laura lì. Vediamo un po'. C'è Laura lì. Per Anna. Per Anna, come per dire, sì, mamma, sono io, è venuto, ti ha dovuto premiare per la tua testimonianza. Guarda, guarda, per Anna, senti? Ok, c'è Laura lì, per Anna, capito? Quindi ti ha dato proprio la, eccola, dice Giovanna, eccola. Poteva non salutare la sua mamma, non era possibile, dopo la sua testimonianza, non era possibile. Ha lasciato lo spazio a tutti, Anna, eccoti qua, sono felice, forte, fortissima. Guarda, proprio a testimoniare, sì, ci sono, ecco, vedi, sì, ci sono, hai capito? Fantastico. Dice, c'è lì, come per dire, è lì, in questo momento è lì con noi, è lì, c'è lì. Ok, come per dire, mamma ci sono, c'è lì, c'è lì, c'è lì, ok, c'è lì, quindi mamma sono lì, ecco, quindi, questa è una conferma della tua testimonianza, meraviglioso, eh? E poi dice il significato c'è. Ok, qua il significato c'è. Qua, aspetta, consegniamo il significato c'è. Quindi dà senso a quello che tu hai, alla tua testimonianza, Anna. Il significato c'è. Ok, il significato c'è, guarda che sto dicendo. I love you, ti amo. Guarda che bello. I love you, ti amo. La Laura è la Laura, eh. I love you. I love you, ti amo, eh. In inglese, I love you. I love you, bellissima. Quindi ha apprezzato la tua testimonianza, ti sta ringraziando. I love you. Sono vicina accanto a te. Sono vicina accanto a te. Questa è la mia cosa. Sono vicina accanto a te. Bellissima. Ha lasciato lo spazio a tutti, si è tenuta per ultima. Sono vicina accanto a te. Guarda, questa è l'ultima frase. Bellissima. Sono vicina accanto a te. Ti ha voluto dare proprio l'ultima chicca, guarda, perché io voglio fare i saluti, sono arrivati fino all'ultimo, non ho neanche dato i saluti, sono stati messaggi fino all'ultimo. Io ho fatto veramente l'impossibile, perché è mezzanotte e meno un quarto, quindi adesso devo veramente ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, grazie al cielo che ha permesso questo contatto, grazie a Laura per la tua preziosa testimonianza, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, siamo ancora più di 200 malgrado l'orario improbabile, però è stato veramente, penso, una gran bella serata. Almeno per me, ecco, veramente penso di aver fatto un buon lavoro stasera con tutti voi. Quindi avanti tutta, un abbraccio grande e vi auguro buonanotte. Grazie, grazie sempre del vostro affetto e di tutto quanto. Grazie mille, grazie a tutti e voi che avete partecipato. Un abbraccio, grazie.